spiriti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Abbiamo appena cantato Il Signore si spegnerà. Mentre se noi guardiamo dall'altra parte, sta uscendo il sole. E guardate che anche nella nostra vita, per voi ragazzi, il sole è Cristo. E forse, ecco, prima della messa si chiede perdono. Si chiede perdono anche perché guardate che in questi mesi di vacanza forse il sole si è oscurato. Abbiamo perso di vista il sole, il Cristo, ci siamo presi una bella vacanza, anche per quanto riguarda la messa, eccetera, le preghiere. E guardate che queste sono cose che non vanno per noi cristiani, non c'è vacanza. Eppure, guardate quante volte invece noi ci lasciamo perdere e prendere un po' da questa mentalità. Finite le scuole, finite, cominciamo le vacanze e anche il buon Gesù ce lo mettiamo lì e ce lo riprendiamo nel mese di ottobre. Ecco, di questo noi dovremmo veramente, ecco, chiedere perdono al Signore se tante volte lo abbiamo dimenticato. Però oggi noi siamo qui. Siamo qui perché vogliamo ricominciare questo cammino con Lui. Quindi le cose passate sono passate, cerchiamo di riflettere per un altro anno. Ma le cose sono passate, guardiamo in avanti. E cerchiamo di dire questa mattina al Signore: Signore, io voglio essere sempre con Te, io voglio restare con Te. Avete letto ciò che è scritto qui? Io voglio stare con Gesù. E stare con Gesù non significa solo dire una preghierina quando mi viene in mente, ma significa anche cercare di ascoltare ciò che i catechisti mi dicono, significa anche cercare di dire in casa ai genitori, ai vostri genitori, ricordiamoci che l'unità della famiglia è il Cristo e quindi cerchiamo di rivolgerci a Lui, magari prima di fare pranzo insieme o cena insieme, una semplice preghiera insieme voi ragazzi con i genitori. Sono piccole cose ma che servono per l'armonia e per l'unità delle famiglie. E quindi siamo qui per dire al Signore: Signore, dammi veramente il Tuo aiuto, dammi la forza di essere un vero discepolo Tuo in questo anno di catechismo che inizia oggi. E quindi non solo al sabato, non solo al sabato si viene al catechismo perché si è obbligati, ma dovrebbe anche essere spontaneo, anche alla domenica mattina, stare insieme tra di noi e con Lui, il Cristo. Perché ragazzi, voi grandicelli me lo dite, se io voglio bene a un'altra persona, la voglio vedere questa persona. Non è che gli mando solamente dei messaggi, ma gli dico: fatti trovare qui, fatti trovare là, e ci troviamo e parliamo, eccetera. Per il Cristo è la stessa cosa. Se noi vogliamo bene al Cristo, ci troviamo qui insieme per pregarlo, per lodarlo, anche alla domenica. E non solo voi,
Ripetetelo ai vostri genitori, andiamo insieme in chiesa. Ditelo ai vostri genitori, non ditemi vai. No, andiamo insieme in chiesa. Se non possiamo alla domenica mattina, andiamo alla domenica sera. Se non possiamo la domenica sera, c'è il sabato sera. La cosa importante è andiamo insieme. Cercate di dirlo ai vostri genitori questo spesso. E anche se loro si arrabbiano, non fa niente. Ripeteteglielo di nuovo, perché anche loro hanno bisogno di essere ricordati in certe cose. Ecco, incominciamo allora. Vogliamo incominciare questa Eucaristia. È un rendimento di grazie. Noi diciamo grazie al Signore perché ci permette di iniziare questo nuovo anno. E intanto gli vogliamo chiedere perdono del male che abbiamo. Dio degli eserciti ritorna,
guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore da te mai più ce lo temeremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Gli risposero:
quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio, sarà dato un popolo che ne produca il frutto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sgambetto un altro, pensiamoci prima, perché
che noi portiamo dentro di noi, questa vita divina, ognuno porta dentro di sé questa vita divina, la vite, noi siamo i tralci. E allora, guardate ragazzi, non è che sto qui tanto a parlare questa mattina, perché è importante trovarci insieme e iniziare questo anno di catechismo. Però ecco, io vi chiedo veramente, in quest'anno cercate di fare in maniera, insieme con i vostri catechisti, insieme con i vostri genitori, di far sì che nelle vostre famiglie sia sempre presente il Cristo. Mettere da parte il Cristo è da stupidi nella nostra vita, nelle nostre famiglie, perché se non c'è Lui, il Cristo, che ci dà la forza di superare certe divisioni, certe incomprensioni, certi dissidi, non andremo avanti. Ognuno fa quello che vuole e io vado a destra, tu vai a sinistra e stiamo tranquilli. No. Se il Signore vi ha fatto nascere è perché ognuno di voi ha una missione da svolgere, ha una missione da svolgere, e fin da piccoli voi dovete cercare di pensare che cosa devo fare io nella mia vita. Adesso sì, devo dipendere dai miei genitori, devo cercare di studiare, devo apprendere, anche spiritualmente cerco di conoscermi più chi è questo Gesù per me. Tutte queste cose è vero, però cercate di imparare a riflettere come il Cristo vi chiede. E come fate a sapere ciò che il Cristo vi chiede? Leggo il Vangelo, medito il Vangelo. Anche qui ragazzi, io credo che avete un compito enorme quest'anno. Io vi chiedo alle volte, fate questo esperimento, siete lì a vedere la televisione, Rai, che ne so io, Rai Yo-Yo, no, che ne so, Rai, Bull, eccetera, eccetera, non sono attento a queste cose, però ecco, siete lì a vedere, è già da mezz'ora che state lì, io vi dico, spegnete 5 minuti, è difficile, Antonino, è difficile, lo so, è difficile. Non vuoi spegnerlo? Va bene. Però ecco, spegnete 5 minuti e cercate di dire al Signore, Signore, sto vedendo questo filmato. Ti ringrazio perché mi hai fatto vedere questo filmato. Tanti altri bambini non se lo possono permettere. Vedete che entrate in dialogo con il Cristo. Lo pregate, lo ringraziate. Semplici cose, ma che devono essere fatte, devono essere fatte. Imparate un pochettino questo stile di vita, a sapere ringraziare il Signore, a saper chiedere perdono al Signore, non tanto con dei discorsi lunghi, eccetera, semplici frasi ogni giorno. D'accordo? Perlomeno cercate di cominciare, ah? Piccolo sforzo. Ogni giorno, ok? Mi vedo un po' titubante, però va bene, vediamo, forse riusciremo a cambiare giorno per giorno qualche cosa. E quindi iniziamo adesso l'anno di catechismo. Guardate che non è un obbligo, ditelo anche ai vostri genitori. Non è un obbligo, non è che per il fatto che dovete venire per avere la prima confessione, la prima comunione, eccetera, no. No, non è questo il motivo, ditelo ai vostri genitori. Ma è per cercare di conoscere, per cercare di fare
maturare dentro di noi questa vita divina che abbiamo ricevuto al battesimo, conoscere chi è questo Gesù che mi ha chiamato ad essere cristiano, seguace suo. E quindi se io vengo al catechismo, lo vengo non con una rassegnazione come un obbligo, mamma mia, al sabato pomeriggio, ma come una gioia, perché voglio conoscere sempre di più chi è questo Gesù. L'augurio che io vi faccio è veramente che possiate vivere sempre in questi momenti al sabato e la domenica nella gioia. Abbiamo messo lì i palloncini. Quando ci sono i palloncini significa che c'è festa. Ecco, cercate di guardare sempre questi palloncini e cercate di ricordarvi che i vostri incontri insieme con i catechisti e le catechiste, insieme con i vostri genitori, devono essere sempre momenti di gioia. Nella sua vigna invochiamo il suo aiuto per essere fedeli alla missione che ci è stata affidata. Uniamo le nostre voci pregando insieme. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Per il nostro Papa e per tutti i vescovi che in questi giorni sono convocati nel Sinodo straordinario, per illuminare con il Vangelo il cammino faticoso delle nostre famiglie, preghiamo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Per quanti si trovano a dover affrontare difficili situazioni riguardo ai figli, agli anziani, ai malati e a causa della povertà, preghiamo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Per i missionari, sacerdoti e laici che nei paesi più poveri testimoniano l'amore di Cristo per i più deboli, anche a prezzo della propria vita, preghiamo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Per le persone che sono in dialisi, di cui oggi ricorre la giornata nazionale, perché il Signore doni loro conforto e a noi una sincera condivisione nel loro sperare nel trapianto di rene, per un ritorno alla vita normale, preghiamo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. Per le nostre comunità cristiane, chiamate a percorrere nuove strade, per annunciare il Vangelo di sempre in un contesto sociale profondamente cambiato, preghiamo. Signore, guida e proteggi il tuo popolo. O Dio grande e buono, non considerare le nostre colpe, ma per la tua infinita misericordia vieni in aiuto alla nostra debolezza. Guida i nostri passi sulle strade della salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Glorifichiamo, Padre, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo seduti. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, ci sarà, per chi vuole, qui in chiesa ci sarà la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei alle ore 12, dalle ore 16, in modo che si finisca alle ore 18, l'ora di guardia, e poi ci prepareremo per questo momento importante per la nostra parrocchia. Giovane della nostra parrocchia, Antonino Pensabene, farà i voti perpetui e metterà i voti perpetui qui nella nostra chiesa. Quindi ci saranno i superiori nostri, confortati, insieme con i suoi amici, eccetera. Per cui, per chi volesse partecipare questa sera alla messa delle ore 18:30, la professione perpetua di Nino Pensabene. E poi, finita la messa, eccetera, ci ritroveremo tutti nel salone per un breve rinfresco. Voglio anche ricordarvi che sabato 11 ottobre
non qui in chiesa, ma nel santuario di San Paolo Apostolo alle ore 16, il matrimonio di Sergi Michele con Giunta Cristina. E poi penso che Valerio e Giannino, ecco, vi daranno, vi distribuiranno questi libretti, sempre del Vangelo del giorno, con un commento e una preghiera finale. Bene, dopo, alla fine della messa, dopo la benedizione. Allora, abbiamo iniziato questo nuovo anno, cerchiamo di presentarci chi siamo, eccetera. Allora, vorrei chiamare qui la prima elementare con le catechiste Giunta Felicia, D'Agostino Caterina, Fontana Francesca e Alfano Maria Teresa. Prego, venite qui. Voi siete ancora piccolini, piccolini, mettetevi qui. Ecco, qui, 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 qui accanto, non abbiate paura. Sono in cinque. Ale, tu dove vai? Qui. Mettiti di qui, non fa niente, sono qui. Elementare, con le catechiste, il quattro. La seconda elementare, con le catechiste Trapani Antonella e Tripodi Teresa. Forza quelli di seconda elementare. Anche loro un pochino. La mano nella mano, bene, venite, guarda, scorciano già i primi tenderi amori. Prego, anche di qua un po', anche di qua, forza, venite di qua anche. La terza elementare, Trapani Felicetta, Stiglitano Vittorio, Enrico Angela, Corso Walter, che non c'è. Bene, avanti qui. Benissimo. Ecco anche un po' di là. Un po' di là. La quarta elementare, Tripodi Lella, Tripodi Rosa e la barbiera Daniele, sì, dai una bella pacca sulle spalle, forza di qua, voi la quarta di qua. Benissimo, eccoci. Stando voi farete la prima comunione, questi qui faranno la prima comunione quest'anno, la quarta elementare. Benissimo. La quinta, quelli che hanno fatto l'anno scorso, vi ricordate che erano in non so quanti, Giordano Lina e Votano Melina. Dove stanno i resti di Israele? Saranno altri che adesso entreranno, specialmente per quanto
quanto riguarda la prima e anche quelli di quinta, mi raccomando. Allora, ragazzi, io vi auguro un buon cammino. Sapete chi sono i vostri catechisti e le vostre catechiste, d'accordo? Adesso vogliamo pregare per loro e lo facciamo insieme. Prego le catechiste e catechisti di mettersi lì davanti al primo gradino. E noi stiamo qui. Vediamo, si può, sì che si può.
Allora chiediamo al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Prima del pranzo oggi, apritela e leggetela insieme con i vostri genitori. D'accordo? E quindi cercate veramente di pensare prima di pranzo e leggetela insieme come preghiera all'inizio del pranzo. Allora, sabato prossimo.